Eccoci ad un altro video, un video che sarà come ogni prossimo video registrato, un video definitivo. Cosa vuol dire definire qualcosa? Vuol dire vederla nella sua interezza, stabilirne i confini. E dunque consegnarla a un'umanità che ha bisogno di chiarezza in maniera limpida, limpida e chiara. Su cosa rifletteremo? Allora, io ho iniziato a compiere dei passi avanti nel mio pensiero partendo da un presupposto. Il presupposto è che il mondo, in quanto mondo, è rappresentazione. Cosa voglia dire rappresentazione? Basta guardare un film e fare la distinzione con la realtà. Se nel film c'è il supereroe, non vuol dire che il supereroe esiste. Lo sanno anche i bambini. Eppur tuttavia, la visione del mondo che dà senso all'esistenza di ciascuno di noi ha una conformazione simile, nel senso che se noi vediamo che studiare ci costa fatica, che per ottenere risultati bisogna fare in un modo piuttosto che in un altro, che in qualche modo, vivendo la realtà reale, quindi consistente, la realtà che dà senso ai nostri giudizi, la realtà che è incontrovertibile, cioè non può essere smentita da una teoria o ipotesi, è così, è sic et simpliciter, non ha necessità di astrazioni per essere giustificata. Se noi guardiamo questa realtà, le caratteristiche che la contraddistinguono, cioè che ne fanno la nostra realtà, ci accorgiamo che è simile a quella di un film. Ha le sue regole, ha le sue logiche, ha i suoi insegnamenti che si traggono da queste regole, queste logiche, ma è reale. Cioè, cosa cambia tra la realtà e un film? Che della realtà ci possiamo nutrire. Questa è il mio giudizio sulle cose come stanno. Non c'è differenza tra un film e la realtà, se non in quanto la realtà ci dà consistenza, ci dà esistenza, ci fa radicare in un ieri, oggi, domani, è quello che dice Kant. Cosa dice Kant? Che l'intelletto ragiona secondo cause ed effetti. Che la ragione ci fornisce delle idee regolative, ma l'insegnamento di Kant qual è? Qual è se non che il mio intelletto è per una possibile esperienza, per una possibile realtà concreta? È questo che ci insegna Kant. Non andate dietro ai sogni dogmatici. Il mondo infinito, possiamo conoscere le stelle, il tempo passato. Questi, anche se sono scientifici come sogni, sono sogni dogmatici, nel senso che si trae una teoria da una visione. Scalambro dirà che il mondo, nel senso dell'universo, sta per finire, le stelle si spengono e noi siamo contemporanei della fine del cosmo. Da questo lui trae un'etica,
ma di fatto è irrilevante essere contemporanei, precedenti, antecedenti o successivi alla fine del mondo. È questione di tempo, tempo e spazio, che per Kant sono delle caratteristiche dell'illusione del mondo come rappresentazione, dirà Schopenhauer. Quindi sono inconcreti, non hanno la loro concretezza, non hanno la loro realtà. E cos'ha una realtà? Cos'ha una realtà? Per Kant nulla, nulla, nulla può avere realtà. O quello che ha realtà è un nulla per l'intelletto che lo pensa. Se io penso a mio padre che sta morendo e lo curo, cerco i migliori medici, cos'ha realtà? Qual è la realtà di questo evento? Nulla, nulla, se non il momento in cui io mi prendo cura, se non il momento in cui mio padre soffre, se non il momento in cui il presente si ha un rapporto dinamico tra gli esseri umani, gli esseri viventi, di cui non c'è differenza tra un animale e un essere umano da un punto di vista del presente. Sono esseri, esseri con desideri, con bisogni, con aspirazioni, con oserei dire con una visione del mondo che dà senso al loro esistere, anche quando è inconscia, come nel caso degli animali. Non sono niente di sussistente. Tra 100 anni di questa umanità non resterà più nulla. Il ricordo storico che tenta di far rivivere gli avvenimenti di questo vuol dire ricordare, vuol dire riportare alla memoria cardiaca, perché cardiaca e non intellettiva. Ci sarà un motivo perché, per cui la lingua ha scelto il cuore come sede del ricordo, come sede della vita, come sede addirittura per gli ebrei dell'intelligenza. Il nostro intelletto non è nulla, è un soffio. Di notte, difatti, non funziona, se non fornendoci delle immagini spaesate di sogni che non ricordiamo neanche il giorno dopo. Quindi è qualcosa che o c'è o non c'è, non cambia nulla. Non cambia nulla ai fini della vita, ai fini dell'esistenza, ai fini del presente. E non cambiando nulla, qual è il senso di un essere pensante nell'universo? Se il pensiero non cambia nulla delle cose. È il senso critico, forse, quello che ci fa rendere conto che non cambia nulla? Può essere, può anche essere questa la funzione dell'intelletto, renderci conto della nostra pochezza in quanto esseri umani. Ma, ciò che le religioni ci lasciano come insegnamento, che trarre insegnamento dalle religioni, non bastano i sapienti del mondo passato, perché le religioni tentano un impossibile colloquio con l'eterno, cioè colui il quale non cambia e quindi che persiste, sussiste ed esiste per l'eternità. E questo è questa la scommessa delle religioni, riuscire a concepire, ad avvicinarsi, a lasciarsi trascinare dal pensiero dell'Eterno. Quando San Tommaso dice il bene non è umano, la giustizia non è umana, la verità non è umana, neanche il più grande sapiente coglie la verità nel suo insieme, nella sua compiutezza. Verità è prerogativa divina. Noi possiamo partecipare alla bontà, alla giustizia, alla verità di Dio, ma come qualcosa che si avvicina alla luce. Non possiamo essere noi la luce, ma noi possiamo avvicinarci. E in questa vicinanza e partecipazione ci è dato scoprire il divino. Come lo scopriamo?
avvicinandoci, partecipando al divino, essendo simili, anche se non identici, al divino. Ma allora a cosa servono tutti gli studi dell'uomo? A cosa serve la cultura? A cosa serve la società? A cosa serve il progresso? E a cosa serve il domani? I progetti che con cautela, impegno e cura noi lasciamo ai nostri posteri, in eredità per il domani. Attenzione, perché il termine eredità è un termine di difficile, anzi difficilissima comprensione. Da un punto di vista umano, l'eredità è un lascito. Allora io durante la vita lavoro, compro una biblioteca di libri e ne lascio 10 a mio nipote, a mio figlio, a mio cugino. Quindi l'eredità è un quid, un qualcosa che un essere umano ha avuto, ha posseduto per un determinato periodo, l'ha comprato per poi lasciarlo in eredità. Io lascio in eredità una casa, lascio in eredità una macchina, lascio in eredità un bagaglio di beni, utilizzabili, fruibili dal mio ereditato, ereditiere, chiamiamolo così. Posso lasciare anche i debiti in eredità. Posso lasciare al giorno d'oggi anche i debiti. È comunque un lascito che passa da una generazione all'altra. Ma il problema dell'eredità dove sta? Che collega il passato con il futuro nella epoca moderna, nell'epoca contemporanea in cui è l'economia, no? È un sapere di tipo utilitaristico che va avanti, è un sapere di tipo avaloriale, anti valoriale, direbbe Nietzsche. Non è soltanto il crepuscolo dei valori, ma è il capovolgimento dei valori che fa consistere in sé la modernità. Non soltanto la negazione e la morte di Dio, ma l'anticristo, cioè l'antidio, che si rivela come una fine di consistenza interiore, spirituale, una fine di consistenza in cui tutto ciò che consiste, consiste di fatto. Perché Nietzsche è stato considerato il maestro del sospetto? Perché? Perché ancora leggiamo Nietzsche o andiamo a scuola a imparare se valgono soltanto dei valori economici? Non sarebbe meglio andare a scuola di un pragmatico e pratico economista, piuttosto che di un coltivatore di aziende agricole che conosce la botanica, conosce le singole piante, conosce il vino, come farlo, come non farlo, come difendere la pianta. Cioè, non sarebbe meglio fare qualcosa di pratico per le nostre vite? A cosa serve la filosofia? Perché poi alla fine questo è il dramma del giorno d'oggi. Che ci sono discipline che non servendo a nulla nel mondo, non solo scompaiono, vengono ridicolizzate dalla grande massa. Vengono ridicolizzate, nel senso che o vengono viste come discipline inutili, cioè che non hanno un senso, non hanno un valore, non hanno un valore economico, perché poi questo diventa il valore al giorno di oggi. Soltanto il valore economico ha valore, avvalora le realtà economicamente consistenti. Persino la famiglia al giorno d'oggi sta tornando non come famiglia di interesse, che la famiglia di interesse era fare interessi tra più famiglie, più gentes, più proprietates. Più influenza, quindi era qualcosa di mondano la famiglia imposta, il matrimonio imposto aveva un senso economico, un senso terreno, ma la famiglia non ha un senso terreno, la famiglia è un sostegno, qualcosa che Dio
in quanto essenza eterna, ha consegnato agli uomini come domus, come casa, come abitazione, come luogo in cui abitare. Sta poi all'uomo farne buon uso o cattivo uso, ma comunque la famiglia nel suo senso più ontologico e quindi anche nel suo senso eterno, ha la sua ragion d'essere nel legame che c'è tra i componenti della stessa famiglia. È un nucleo di resistenza contro il mondo, un nucleo di resistenza al di là del mondo. E quindi il valore schiavo del mondo e quindi obnubilato dal mondo, o come dice Nietzsche, il valore crepuscolare, il valore tramontato, l'ideale finito, l'ideale distrutto dal mondo che non ha più valore. Nel momento in cui ognuno di noi lo vive, lo rivive, noi non siamo dei viventi, come diceva Miguel Stetter, il primo e l'ultimo, non siamo né il primo né l'ultimo, eppure viviamo la nostra vita dovendo chiedere conto di tutto, come se fossimo il primo e l'ultimo. Siamo in una grande catena di esseri umani, ma siamo noi ad avere la nostra responsabilità nei confronti della vita, nel bene e nel male. Questa responsabilità, anziché legarci, no, alla catena, al grande e meraviglioso piano del mondo, ci libera, perché ci fa noi stessi. Ci fa noi stessi, ci fa criticare il mondo, ci fa guardare oltre il mondo, ci fa progettare al di là del tempo e dello spazio. Ma tornando a noi, ciò che dicevamo è che essenzialmente la filosofia è inutile, così come la vita. Condividono tutti i valori questa inutilità di fondo, questa inconsistenza, questa radicale, rivoluzionaria, impartecipabilità al mondo, cioè hanno una dimensione di libertà, un margine, no? Come i margini di un libro, no? Dove si può scrivere, un margine di libertà che ne fa qualcosa di inservibile. Anche la vita più abietta, la vita del peso per la società, che dovrebbe quindi ringraziare la società che lo sostiene, anche quella ha un margine di libertà che ne può fare di un disperato che è sostenuto dalla società, un libero che si sostiene sulle sue gambe, perché più basso della società non può arrivare. Quindi vi rendete conto com'è una visione del mondo distinta che ci fa vedere le stesse cose in maniera diversa? Noi non siamo servi della società, noi dobbiamo chiedere conto alla società delle condizioni in cui siamo. Dobbiamo rendere conto alla vita stessa delle condizioni in cui siamo. Se, diceva Zalambro, diceva Sgalabro, in una maniera abbastanza divertente: se ti capita qualcosa che non ti va bene, chiedi conto a Dio di questa cosa che ti capita, chiedi conto a chi ti ha creato, chiedi conto, impara a ribellarti a chi ti ha creato. E Sgalambro conclude come? Con una rassegnazione, perché in fondo anche nelle peggiori condizioni di vita, un occidentale di oggi riesce a vivere senza troppi danni, senza troppe incombenze.
Io chiudo qui questa introduzione ai miei nuovi video. Ho intenzione di riscrivere come una revisione della mia tesi di laurea. Ho intenzione di ripensare sia il pensiero cioraniano, da cui ha tratto spunto gran parte della mia giovinezza, gran parte della mia formazione filosofica, gran parte delle mie convinzioni sociali, riscrivere la tesi su Cioran, riscrivere la tesi su Miguel Stetter, che è stata una tesi veramente sofferta. Sofferta per via del carattere rivoluzionario delle idee di Carlo Miguel Stetter. Giovanissimo ha scritto una tesi su un termine. Due termini, persuasione e retorica. Ora, per la maggior parte di noi, quando parliamo, no? Cos'è la persuasione? Ah, è questo, questo e quest'altro. Cos'è la retorica? Questo e quest'altro. E facciamo un compitino anche di fronte agli altri. Non assumiamo la responsabilità di un giudizio. Giudizio vuol dire un giudizio che uno ha coscienza di dove porti questo giudizio. Persuasione, peito, può voler dire l'avvocato che a un processo convince la giuria di un determinato giudizio, può voler dire l'insegnante che attraverso il linguaggio colorito o meno convince sulla giustezza o erratezza di una tesi, può essere lo scienziato che attraverso le sue formule convince non solo altri scienziati, ma porta avanti il lavoro della scienza. Quella è già una persuasione con un certo valore di verità, di episteme, la persuasione di tipo matematico. Però immaginate i vari tipi di persuasione. Noi oggi viviamo di giudizi e convinzioni. Quindi se incontriamo una persona che mi dice l'omicidio è qualcosa di giusto, di giustificato, noi come minimo lo prendiamo come un originale, un folle. Quindi ogni giudizio ha un suo valore veritativo. Questo è ciò che fa di una comunità di persone una comunità di linguistica, no? Cioè appartengono allo stesso insieme di significati, di valori che compongono una determinata società. Io dovrei rivedere le mie tesi di laurea e poi sicuramente portare avanti un lavoro di persuasione sulla contemporaneità e su quanto all'orizzonte si profila di catastrofe. Ma di questo, anche del significato della catastrofe, ne parleremo. Ne parleremo.